Buongiorno, oggi andiamo a montare, anzi andiamo più che montare a collegare una pompa di calore. Sì, perché noi montiamo non solo impianti fotovoltaici, ma anche pompe di calore, condizionatori e molto altro ancora. Con il nostro partner andiamo a montare questa pompa di calore su questa abitazione. Già abbiamo iniziato a montarla, oggi andiamo a fare i collegamenti e se riusciamo, se facciamo in tempo, la mettiamo anche in funzione. Quindi scendiamo dal furgone e andiamo. Allora, come vedete, abbiamo montato il motore. Oggi passeremo i tubi, facciamo i collegamenti per far funzionare questa bella bestiolina. Eccola qui. Buongiorno Amos. Buongiorno a tutti. Eccoci ritrovati. Buongiorno. Buongiorno. Quasi montata, Cosa quasi. Abbiamo il boiler, massa di espansione e andiamo a montare la caldaia. Credo che sta lì. Allora, adesso andiamo a pulire qui perché dobbiamo spostare i tubi tutti sotto per montare la pompa di calore. Quindi adesso andiamo a rompere. Adesso finiamo a rompere e spostiamo tutti i tubi. Questo passa di qua e questo di qua, quindi dobbiamo ritagliare tutto questo. Pettine. Allora, abbiamo finito, tutto quanto l'hanno pulito, adesso andiamo a spostare tutti i tubi e li mettiamo sotto, così li andiamo a collegare. Pettine! Ah, ma so che andiamo a fare adesso? Adesso andiamo a passare la nuova linea di alimentazione dal quadro elettrico di casa per la macchina esterna della pompa di calore. Ok. Compresa anche la caldaia nuova che verrà installata dentro il box di metallo. Ok. Sono i fili.
un po' duretto. Lo so, purtroppo è l'unico spazio che c'è adesso. Se poteva sfilare quelli vecchi? No, quelli vecchi arrivo anche io. Ah sì. Porca miseria. Ah ma se. Aspetta. Stoppa su. Allora adesso tiriamo i fili. Manda Amos. Pettinati, mi raccomando. Io? Li ha pettinati bene? Sì. Sta lubrificando. Ok. Allora, questa è la linea principale che andrà ad alimentare tutto. Allora, io secondo me tutta la pompa e questi sono in pratica gli interruttori, cioè sono i termostati delle due zone. Quindi andiamo a finire questo, poi andremo a terminare con i collegamenti. Intanto qua finiranno con i collegamenti e dopo noi andiamo a finire l'impianto elettrico. Ancora mi serve. Basta. Ok, fili passati. Da questa parte esterna metteremo il mini quadro elettrico che poi andrà a collegare tutto. Allora, adesso passiamo i fili per il motore. Abbiamo fatto passare anche i tubi. Eccoli. E adesso andiamo a tirare. Tira! Stiamo passando la linea generale di alimentazione per la macchina. Aspetta, adesso pettiniamo i fili belli pettinati, che se no non passano. Tira. Allora, adesso prendiamo misura. Abbiamo fatto passare anche il cavo di collegamento per i dati. In questo caso è un cavo schermato a due fili e qua diciamo che abbiamo fatto quasi tutti i collegamenti. Allora, adesso prendiamo il quadro, quello vecchio, dove ci stanno, che cosa ci stanno, che cosa sono questi Amos? Questi sono dei teleruttori che servono a comandare le pompe di circolazione per le mandate del piano terra e il primo piano, comandate tramite i termostati sempre di piano terra e primo piano. Quindi ripuliamo qua il quadro e lo andiamo a rifissare.
cash, cash. Le mano scomoda purtroppo. L'emozione, l'emozione. Sì, sì, esatto. L'emozione è una voce, ricordate.